Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, scusate il mio aspetto, ma abbiamo passato una nottataccia perché abbiamo portato la piccolina in ospedale che è caduta dal letto. Tutto bene, sta bene, per fortuna adesso sta dormendo, però comunque è successo, quindi è stata una cosa un po' bruttina. Poi ce ne siamo usciti dopo perché abbiamo detto svaghiamo il cervello, infatti abbiamo portato la piccolina a comprare un giochino, eccetera, giusto per distrarci un po', e ci siamo fermati anche da Happy Casa. Adesso vi faccio vedere tutto ciò che abbiamo acquistato. Allora, iniziamo da questo, che è un portabiscotti con la scritta Home Sweet Home. L'ho preso per i biscottini di Emma, quindi adesso lo vado a lavare in acqua bollente e poi metto tutti i suoi biscottini, perché praticamente non avevo un portabiscotti. E poi questi qua in vetro sono proprio belli, non so se riesce a vedere bene, penso di sì, e mi piace tantissimo. Allora, i prezzi, appena trovo lo scontrino ve li dico subito. Allora, ho trovato lo scontrino, abbiamo speso 43,10 € da Happy Casa. Non so se lo conoscete perché alcuni non ce l'hanno Happy Casa, quindi allora, la biscottiera in vetro l'abbiamo pagata 3,99 €. Poi per i miei video ho preso queste bellissime coppette. Amore, vedi un attimo la bambina. 1,49 € l'una. Guardate quanto sono belle, mi piacciono tantissimo. Ne ho prese due. Ho pensato per le farine, quando faccio quei video cucina sono perfette. E sempre per i miei video, ovviamente, queste due bellissime coppette nere. Aspettate, ve ne faccio vedere una da vicino. Guardate quanto è bella. Questa qui mi sembra in arcopal, hai detto? In arcopal, e sono nere, molto belle, 1 € l'una, erano in offerta e le ho volute prendere, molto belle. Poi per mia madre abbiamo preso un regalino, visto che adesso a casa nuova è un sottopentola. Guardate quanto è bello con i limoni. Vabbè, questo qui non vi dico il prezzo, visto che è un regalo, evito, perché lei guarda tutti i miei video, quindi evito. Poi ogni 25 € di spesa davano in omaggio, cioè in omaggio con 1 euro, davano questi panni microfibra per la casa, multiuso vetri. Non lo so adesso, questo è per i vetri, penso di sì, sono tutti per i vetri. C'è scritto multiuso e vetri, belli comunque, mi piacciono tanto. Poi ad Emma abbiamo preso questo telefono, cioè questo è lo scatolo in verità, questo è il telefono. Eccolo qui, non lo accendo, non ho messo ancora le batterie, ma comunque sta dormendo Emma, se lo accendo si sveglia subito. Dice 12 mesi più, l'Allegro telefono, sviluppa la percezione del tatto, la percezione dell'udito e della vista, molto carino. Ah, eccolo qui dietro, questo qui, aspettate che vi dico subito il prezzo. Questo, no, qua un altro scontrino era, questo ho pagato comunque intorno ai 5-6 € non di più. Poi, sempre per i miei video, abbiamo preso 3,99 il telefono. Ah, sì. stavo. 7,99 Ah, ok, 3,99. Abbiamo preso queste teglie, si chiamano tris rostiere, mai sentito. E sono queste qui per le focacce, per la pasta, insomma, quello che volete fate. Molto belle, erano in offerta. Queste qui le abbiamo pagate 9,99 €. Poi mi sono presa anche questa qui praticamente è una tortiera in latta, appunto per fare le torte, una forma quadrata, per le torte quadrate, questa è bellissima, in offerta, aspettate che non mi ricordo tutti i prezzi, 2,99 €, non è male comunque. Poi per la lavatrice ho preso questo, il Cura lavatrice, 3,99 € se non mi sbaglio questo. Sì, no, sì, 3,99 €. Praticamente il cura lavatrice con carboni attivi, non so com'è, poi lo scopriremo. E poi abbiamo preso questo qui per le macchie, 2,99 € per biro e inchiostro, e anche pennarelli? Sì, mai vista prima una cosa del genere, e non lo so come sarà. Amore, la bambina, vai a vedere.
E poi ad Emma abbiamo preso anche questa con il suo nome, con la scritta Emma, molto molto carina, è una borraccia, praticamente si gira questa e diventa una borraccia. Lei adesso sta iniziando a bere anche con la cannuccia, c'erano anche i bicchieri, un po' di tutto. Questa però mi è piaciuta tantissimo, l'ho voluta prendere, costicchia un pochettino, 7,99 euro, ma dopo lo spavento di oggi abbiamo capito che i soldi non fanno la felicità, quindi chi se ne importa, ogni tanto ci sta. E poi vi voglio far vedere cosa abbiamo preso da Miss Toys, sempre ad Emma ovviamente. Mi ero dimenticata, abbiamo preso anche l'apriscatole per chi me l'ha consigliato con il col cavatappi. Dopo il video dei cannelloni mi avete pregato di acquistare un apriscatole e io l'ho comprato, però siccome sono un po' antica non ho preso quello moderno ma ovviamente quello antico, quindi prossimamente userò l'apriscatole, promesso, perché vi siete spaventati tutti. Allora, da Mister Toys abbiamo fatto un regalone ad Emma. E gli abbiamo preso un'altra bambola, è questa qui, non so se si vede. Allora, è una bambola della Baby Alive, Baby Alive, o Alive, non lo so, Alive. Comunque, più di 35 suoni e frasi, che c'è? Live, Alive. Vabbè. Allora, è una bambolina, praticamente si preme sullo stetoscopio. Vi faccio solo una frase perché sta dormendo Emma, guardate, chiude gli occhi, fa la tosse, piange per davvero, ha il termometro praticamente, lo stetoscopio appunto, poi queste altre cose, la spazzolina e poi non so, vabbè, ci sono altri accessori, dicevo, fa più di 35 suoni e frasi in italiano, c'era anche quella italiano-inglese, però abbiamo preso questa. Si può soffiare il nasino, non so se si vede, ok, così sì. Misura la febbre, ascolta il cuoricino, dalle da bere. Comunque una bambola veramente completa, molto molto carina. La treccia con i capelli, insomma, ci è piaciuta tanto. Abbiamo visto tantissime bambole tipo Cicciobello, tutte bambole praticamente di marca, ma alla fine costavano il triplo e non facevano nulla. Allora, la bambola l'abbiamo pagata 29,99 euro e poi infine vabbè, abbiamo preso un pacchetto di fazzoletti della Kiko, questi qui 99 centesimi. E nulla, questo era tutto. Insomma, è iniziata un po' male la giornata, però per fortuna tutto bene, Emma sta bene. Ci siamo spaventati tantissimo, però l'importante è che sta bene. Quindi se non vedete dei vlog nei prossimi giorni è perché sono stati dei giorni un po' incasinati, ve lo volevo dire, perché mia madre ha traslocato, poi ci è successa questa cosa, ovviamente quando succedono determinate cose uno non è che ha voglia di stare con la videocamera in mano e riprendere tutto. Infatti io non so come fanno certe persone a riprendere praticamente ogni minuto della loro esistenza, io non ci riesco, è più forte di me. Quando devo fare delle determinate cose con la mia famiglia, sto con la mia famiglia. Appunto, non riesco a riprendermi, a far vedere le cose che faccio, assolutamente no. Quando sono rilassata, esco, mi vado a divertire, vado da qualche parte, allora è ovvio che vi faccio vedere ciò che faccio. Nulla, io vi mando un bacio, mi raccomando, sostenetemi, tanti like e commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!